La Dema di Somma Vesuviana, azienda del comparto aeronautico, è solo l'ultima di una lunga serie, ma le vertenze in Campania sono sempre di più, con migliaia di posti a rischio. Anche per questo il sindacato regionale è mobilitato per chiedere alle istituzioni di affiancarlo nella lotta a tutela dell'occupazione e del destino di tante famiglie. Io dico, accanto a questo c'è un governo locale e regionale che deve per forza di cose fare un salto di qualità, cioè dalla gestione delle crisi, dei tavoli, che riconosciamo hanno anche una finalità oggettiva, ma a noi serve anche un indirizzo, una politica di indirizzo e, come diciamo, prevenire crisi e leggere la sofferenza dell'apparato industriale, e parlo in questo caso anche di imprese, di lavoratori e di famiglie. Non solo il livello regionale, il sindacato è intenzionato a far sentire forte la propria voce anche a Roma. Dalla Campania, massiccia adesione alla mobilitazione organizzata ad un anno dall'assalto alla sede nazionale della CGIL. Sabato saremo come CGIL a Piazza del Popolo a Roma, grande manifestazione, una manifestazione che ha un titolo emblematico, Sfruttati il lavoro, perché la crisi è così grave, i giorni che passano la fanno sempre più, come dire, acuire. Intanto a Napoli esplode la rabbia sociale. I disoccupati del Movimento 7 Novembre e del cantiere 167 Scampia hanno bloccato la strada davanti al Maschio Angioino dopo aver sfilato per il centro. Gravi ripercussioni sulla viabilità, con caos e rallentamenti. I senza lavoro sollecitano lo sblocco delle assunzioni dopo la fine dei progetti di formazione.